Allora, facciamo un video adesso in cui parliamo della forza di interesse, ovvero estendiamo il concetto di tasso istantaneo che abbiamo visto nel composto log di 1 più i al, diciamo, in generale, quindi a prescindere dal regime finanziario. Come ragioniamo? Consideriamo il tempo 0t. E poi da t consideriamo un intervallo di tempo delta t, quindi questo istante qui sarà t più delta t. Se in 0 investo 1 euro, al tempo t sarà r di t, al tempo t più delta t sarà rt più delta t. La differenza, tra r di t più delta t ed r di t è l'interesse che si produce in questo intervallo qui, i di t. T più delta t. Quindi questo è R di t più delta t meno R di t. Se io adesso moltiplico e divido per R di t per delta t, ovviamente se moltiplico e divido per una stessa quantità, il risultato non cambia, rimane i di t più delta t. Adesso faccio un ulteriore passaggio, faccio tendere delta t a 0, cioè faccio il limite per delta t che tende a 0 e quindi sto considerando l'interesse che si produce in un istante, cioè l'interesse che si produce all'istante t, perché delta t tende a 0, quindi vuol dire che sono qui. Quando faccio tendere delta t a 0, questa parte qui è un rapporto incrementale, cioè fare il limite delta t che tende a 0 di questo pezzo qui. Allora facciamo così, facciamo tutti i passaggi, r di t più delta t meno r di t, fratto delta t, riscrivo diciamo questo pezzo, scrivo prima questo pezzo qui, qui che cosa mi rimane? R di t al denominatore. Lo scrivo così, lo tengo fuori e poi a destra c'ho sempre R di t per delta t. Quando faccio il limite per delta t che tende a 0, questa è proprio la definizione di derivata prima, cioè di R' di t. Per 1 su R di t lo riporto qui sotto, per R di t per delta t. Questa grandezza qui, R' di t su R di t, gli diamo il nome di forza di interesse e lo indichiamo con delta di t. Quindi cosa è venuto fuori? Cosa è venuto fuori? Che l'interesse che si produce in t, a che cosa sarà uguale? È uguale a delta di t per R di t per delta di t. Per delta t che adesso questo sta tendendo a 0, sarebbe più corretto metterlo come d di t. Cioè che cosa ci dice questa formula? Ci dice che l'interesse è proporzionale a r di t, che è il capitale che è all'inizio del periodo t più delta t, alla durata, quindi al tempo, e a questa quantità che appunto rappresenta, proporzionale a questa, rappresenta in un certo senso il come si formano, diciamo, gli interessi in T. Come si formano gli interessi in T. Adesso proviamo a calcolare delta di T nel regime semplice. Delta di T abbiamo detto che è uguale a R' di T fratto R di T. Vediamo nel regime semplice. Nel regime semplice R di t è uguale a 1 più i per t. R', la derivata rispetto al tempo, è i, perché la derivata di 1 è 0, la derivata di i per t è i, quindi delta di t è uguale a R', quindi a i su 1 più i per t. Cioè si vede come nel regime dell'interesse semplice la forza di interesse è decrescente all'aumentare del tempo. Vediamo invece nel composto. Nel composto R di t è uguale a 1 più i elevato a t. R' di t, quindi rispetto al tempo, abbiamo già visto, la derivata è 1 più elevato a t per logaritmo di 1 più i.
Delta di t è uguale al rapporto tra r' di t, quindi 1 più a alla t, per logaritmo di 1 più i, tutto fratto r di t, che è il logaritmo naturale di 1 più i. Oh, il fatto che delta di t è uguale al logaritmo di 1 più i numericamente coincide con il tasso istantaneo che avevamo trovato, cioè con delta che è uguale a log di 1 più i, quando abbiamo visto i tassi nominali. In realtà concettualmente le due cose diventano proprio uguali se noi consideriamo il capitale investito di 1 euro. L'interesse che si produce quindi è 1 per delta di t per dt, l'interesse che viene prodotto diciamo nell'intervallo di t. Al posto di delta di t, se siamo nel composto, abbiamo detto che è uguale a log di 1 più i. Se vogliamo considerare gli interessi che si producono istante per istante, quindi la somma degli interessi che si producono istante per istante su un anno, quando si fanno le somme con gli infinitesimi, bisogna introdurre il concetto di integrale da 0 a 1. Quanto viene l'integrale di 1 per log di 1 più i per delta t per dt? Viene log di 1 più i per t va calcolato da 0 a 1. Perché l'integrale, questa è una costante, l'integrale di una costante è uguale alla costante per la variabile per t. Questo quanto viene? Viene log di 1 più i al posto di t, qui dobbiamo mettere 1 meno 0, perché da 0 a 1, 1 meno 0 fa 1, ecco che ritorna log di 1 più i per 1, cioè log di 1 più i. Ecco che visto in questo modo, la somma, quindi gli interessi prodotti istante per istante per un anno che viene log di 1 più i, coincide proprio con il tasso istantaneo. Nominale, perché era proprio uguale diciamo, al tasso istantaneo, diciamo, che si somma infinite volte senza capitalizzare gli interessi. Guardiamo la definizione di GDM. Allora, un'ultima cosa, devo recuperare un foglio. Ecco il foglio, nel frattempo sono inciampato. Ok, allora ritorniamo al discorso che, cambio anche penna, delta di t è uguale a r' di t su r di t. Allora, r' di t su r di t che cos'è? È la derivata rispetto al tempo del logaritmo naturale di r di t. Cioè la derivata del logaritmo naturale di r di t è proprio r' di t su r di t. Se io adesso passo agli integrali, se adesso passo agli integrali, cioè il mio obiettivo adesso, dichiariamo l'obiettivo, è quello di esprimere r in funzione di delta. Quindi in qualche modo devo liberare questo r di t. Se adesso passo agli integrali, faccio l'integrale da 0 a t della derivata rispetto al tempo del logaritmo naturale di r di t, diciamo che l'integrale è la derivata, sono due operazioni opposte. Quindi qua che cosa mi rimane? Mi rimane il logaritmo naturale di r di t meno il logaritmo naturale di r di 0, ma r di 0 è 1, logaritmo di 1 fa 0, quindi mi rimane il logaritmo naturale di r di t. Quindi dove sto? Sto che l'integrale da 0 a t di delta, per essere corretti devo cambiare il nome alla variabile,
delta di s in ds, è uguale a che cosa? Al logaritmo naturale di r di t. Adesso abbiamo detto che l'obiettivo è quello di liberare r di t. Per liberare r di t devo togliere il logaritmo, cioè elevo a sinistra e a destra a e. È elevato, diciamo, questi diventano esponenti. Quindi a destra mi rimane r di t e qua viene e elevato all'integrale da 0 a t di delta s in ds. Oh, questo è un risultato importante. Perché? Perché mi dice che qualunque regime finanziario lo posso esprimere attraverso la forza di interesse. Basta fare e elevata all'integrale della forza di interesse in ds. In particolare, siccome delta ds abbiamo visto che per esempio nel regime composto, quindi in RIC, è costante ed è uguale a delta, nel RIC questa cosa si trasforma nell'e dell'integrale di delta, che è costante, quindi viene delta per t. Elevato a delta per t per la proprietà degli integrali di una costante. Qua sarebbe in realtà delta per t meno 0 fa t, quindi è elevato a delta per t. Elevato a delta per t. Però questo mi raccomando solo nel RIC. Va bene.